Salve a tutti cari amici di The Abusive Game. Videogiocatori, ma soprattutto videogiocatrici di Detroit Become Human e di The Abusive Game. Rilassati, rilassati di Detroit e di Abusive Game. Qui l'artefice è Jackie in compagnia. Lo specialista, Michel. L'eremita E Peppino. vi diamo il benvenuto in questo 24esimo episodio con... Ah, oh, no, toccate. Detroit Become Human. Oggi non si muore, eh? E anche è ostile nonostante io gli abbia salvato la vita. Vi ricordo che non dovete arrabbiarvi nei commenti se Connor muore, fa parte del gioco. Vi ricordo che c'è un trofeo che scatta all'ottava morte di Connor, quindi potrei ambire a prendere quello. Però quest'uomo non può essere arrabbiato visto che sono morto per salvargli la vita. Sempre immortale, Connor? Più o meno. Siamo a 4, a 8, non ci sono Sai più. cosa? Speravo davvero che non tornassi. Grazie, sei sempre gentile. Sono solo una macchina che ne sostituisce un'altra, tenente. Metta da parte le emozioni. Fanculo! Oddio, è già incartato. Non è stata colpa mia, però. Come ha fatto a trovare Kamsky? Mi sono ricordato che il tizio in questione era ovunque quando la Cyberlife aveva iniziato a vendere androidi. Qualche chiamata e... Eccoci qui. Vorrei tanto non morire. Ma dai, così divertente. Bello. Eccola! È lei o non è Salve, lei? sono il tenente Hank Anderson, polizia di Detroit. Sono qui per vedere il signor Elijah Kamsky. Elijah. Elijah Burke. Ma è quella che Ok. ci fa il Si è figo? accorto adesso che è un androide. Dirò a Elijah che siete qui. Prego, accomodatevi pure. Chi sarebbe Elijah? Chi lo sa? Quello che ha inventato gli androidi? Eh Sarà quello là. Che beh, se c'ha lei come androide. bell'uomo. Non mi fa fare R2, però. Fondatore della Cyberlife. Dimissioni nel 2028 però, eh. Carina. Ha ragione. Ah, Amanda. Amanda e Elijah. Lei è Docente. la docente, lui è l'allievo, allora. È molto carina. Bel posto. Che Per bel qualcuno gli discorso. androidi non sono stati una disgrazia. Che abbiamo io e Ora incontri il tuo creatore, Connor. Come ti senti? Male. Kamsky è una delle grandi menti del XXI secolo. Sarà interessante conoscerlo. Ma io direi che anche Kamsky mi Quanto uccide. vorrei incontrare il mio creatore faccia a faccia. Avrei giusto un paio di cose da dirgli. L'altro quadro lì no. Non c'è più niente da fare. Poi ci sono un androide, non mi stanco perché devo sedermi. Alzati, infatti. C'era L1 lì prima. Elijah vi aspetta. Grazie. Entra prima io, Hank. Ottieni pro... sono... No, sono androidi, però. Signor Mi Kamsky! è meravigliato, Hank. Solo un momento, prego. Oh, per me era nell'acqua. Credo sia in piscina. Eccolo. Dov'è quello? Sta È uscendo. lì che nuota? Ma non ci vede? Sì, l'ho visto io.
Eccolo. Sono anche impermeabili, quindi gli androidi sono nell'acqua. Che non sta bene. Da quando gli androidi parlano così? Prepariamoci delle domande intelligenti da fare. Sono il tenente Anderson. Questo è Connor. Cosa posso fare per lei, tenente? Stiamo indagando sui devianti. So che ha lasciato la Cyberlife anni fa. Speravo potesse dirci qualcosa che non sappiamo. Bene. Non lo sa neanche lui. Devianti. Affascinanti, non trova? Esseri perfetti con intelligenza infinita. E ora con libero arbitrio. La voce di Gordon. Le macchine ci sono superiori. Lo scontro era inevitabile. La più grande conquista dell'umanità diventa il suo fallimento. Non è ironico? La devianza sembra diffondersi come una specie di virus. Pensavamo potesse dirci di più. Le idee sono come virus che diventano epidemie. Il desiderio di libertà è una malattia contagiosa. Senta, non sono qui per parlare di filosofia. Le macchine che ha creato intendono fare una rivoluzione. O si decide a dirci qualcosa di utile, oppure ce ne andiamo. E tu che dici, Connor? Da che parte stai? Gli umani. Sono dalla parte degli umani, ovvio. Beh, questo lo dice la tua programmazione. Ma tu? Cosa vuoi veramente? Che vincano gli umani. Non voglio niente. Sono una macchina. Chloe? Il test di Turing lo conosciamo, giusto? Una formalità. L'interrogazione di algoritmi e funzioni di calcolo. Ciò che mi interessa è se le macchine possono provare empatia. Lo chiamo il test di Kamsky ed è molto semplice. Magnifica, vero? Uno dei primi modelli intelligenti della Cyberlife. Giovane. Stacca la testa. E bella per sempre. Un fiore che non appassisce. Lasciala stare. Cos'è veramente? Plastica che imita l'umano? O un essere vivente con un'anima? Sta a te rispondere a questa intrigante domanda. Sempre io, decisioni di merda. Perché sembra un morocchino. E ti dirò quello che so. O risparmiala, se la consideri viva. Ma uscirei da qui senza le informazioni che cerchi. Ok, qui abbiamo finito. Vieni, Connor, andiamo. Scusi l'interruzione. Cosa conta di più, Connor? La tua indagine o la vita di questo androide? Io ascolto Hank. Decidi chi sei. No, la risparmio. Una macchina obbediente? Però... O un essere vivente dotato di libero arbitrio. È anche vero che sono. Adesso basta! Connor, andiamo! Premi il grilletto. Connor! No! E ti dirò quello che vuoi sapere. Affascinante. Io vivo solo perché Hank mi ami. Non mi interessa nient'altro. L'ultima speranza per la salvezza dell'umanità è un deviante. Io non sono un deviante. Hai scelto una macchina invece di compiere la tua missione. Hai intravisto la vita in questo androide. Hai provato empatia. La guerra incombe.
scegli con chi schierarti. Tradirai la tua gente o affronterai i tuoi creatori? Niente è peggio che dover scegliere tra due mali. Andiamocene via. E comunque, c'è sempre un piano B nei miei programmi. Non si sa mai. Perché non hai sparato? Ma hai detto te? Ho visto gli occhi della ragazza e non ce l'ho fatta. Tutto qui. Dici sempre che faresti di tutto pur di finire la missione. Potevamo scoprire qualcosa e hai lasciato perdere. Sì, so benissimo cosa dovevo fare, ma non ce l'ho fatta. Mi dispiace, ok? Devi sparare, io tanto l'aggiustavo. Forse hai fatto la cosa giusta. No. Meno male, io voglio solo che mi ami Hank, non mi interessa niente di questo gioco. Lui vive per una notte di sesso con Hank. E non sono morto! Comunque stavo notando che sono troppo scuro io per registrare questi video, cioè, sembra un marocchino, Cristo. Non è Jack qui, è con voi. Caspita, c'è tutta quella parte sopra qua, che ci siamo persi. Se l'ammazzavi? No. Madonna. No. Sì, se la ammazzavo. E tra l'altro partiamo... chissà cosa sarebbe successo all'inizio, erano le scelte dall'altra volta. Bene, non sono morto, mi fa già molto piacere questa cosa. Hank appoggia la decisione di Connor, speriamo che mi appoggi anche qualcos'altro. Per questo weekend è tutto ragazzi, noi ci vediamo con Detroit settimana prossima, sempre di sabato e domenica. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre si va se non l'avete ancora fatto. Su Instagram, Telegram, Twitter e Facebook, se qualcuno mi può dire cosa sarebbe successo se avessimo pagato alla ragazza spaghetti androide di Rose. Niente. Per oggi è tutto, dall'artefice Jack. Specialista, Michele. Eremita Pepino. Alla prossima. Ciao belli. Hola. Se ne fa un altro? Io sono cotto. 3, 2, 1. Salve a tutti cari amici di The Abusive Game. Videogiocatori, ma soprattutto videogiocatrici di Detroit, Become Human e di The Abusive Game. E abbronzati e abbronzate. Di Detroit e Abusive Game. Qui è l'artefice Jack in compagnia. Specialista Michele. Eremita Pepino. E vi diamo il benvenuto in questo 25esimo episodio con Detroit Become Human. E ovviamente io non gioco oggi, ma gioco a Pepino. Potete vedere le tre diverse gradazioni di colore. Goditi un po' di tranquillità. No, cioè, il gioco è tutto così. In attesa che Connor arrivi e ti uccida. Qua c'era qualcosa, sì. Leggi, no? Cazzo, le riviste di merda. E invece, secondo me, bisogna leggere le cose. A parte che ti daranno comunque un trofeo. Ma poi ci sarà scritto qualche volta qualcosa di utile. Buttati. Fai il salto dell'aquila. Fai il salto dalla fede. Siediti. È arrivata, un piccolo. Mi chiedevo dove fossi. Dovevo riflettere. Mi piace qui. Ci vengo spesso. È come essere soli col mondo. Abbiamo liberato centinaia dei nostri e continuano ad arrivarne. Chi sogna la libertà arriva a Gerico. Le cose stanno cambiando.
Sembri preoccupato. Contano su di me. Si aspettano che gli indichi la via. Ma io stesso mi sento smarrito. I media parlano di quello che è successo stanotte. Gli umani hanno paura. Temono una guerra civile. Molti dei nostri sono stati uccisi per rappresaglia. Gli umani ci odiano. Non ci daranno mai la libertà. Se non ci ascoltano, lotteremo. Non ci hai parlato molto di te da quando sei con noi. Com'era la tua vita prima di Gerico? Mi occupavo di un anziano. Era come un padre per me. Mi ha mostrato che la convivenza con gli umani è possibile. E tu, invece? Non mi hai detto molto di te. Cosa facevi prima? Non ne voglio parlare. Ma faceva la zoccola. L'androide che guardavi al negozio. Ti ha ricordato il tuo passato, è così? Perché odi così tanto gli umani? Ci sarà un motivo. Ti ho detto che non ne voglio parlare. Non ero niente. Solo una bambola programmata per soddisfare gli umani. Non ho sbagliato in tutto. Un giocattolo per il loro piacere. Un giorno ero stata noleggiata da un uomo. E all'improvviso ho capito che non ne potevo più. L'ho strangolato e sono scappata. Adesso no. Sai tutto. Perché te l'ho detto? Connetti in che senso? Op. In che modo? Sono troppo siccoglione. Chi? Marcus. Questo è come fanno sesso gli androidi. Se sono scottati. Ho visto i tuoi ricordi. Amanda. La casa di Carl. Ti hanno dato per morto nel suo studio. Ho visto i tuoi ricordi anch'io. Eri una zoccola. L'Eden Club. La morte di quell'uomo. Era come se fossi lì con te. Ah. Ma lei è quella che cercavano Connor e Hank? Al club dei... Not. Eccolo qua, te l'ho detto. A vedere, non lo sapevi neanche il nome tu. Te l'ho detto che è quello della prima missione. Perché non tua. È morto? Ma no, è quello che avevamo abbandonato là alla torre. Mm? Ah sì? Certo. Ma è uguale a quello della prima missione. Ma te pensa. Finito. No. E adesso? Ma ormai ci sono dei bulli. Ci ammazzeranno, ti prego, sei ancora in tempo per cambiare idea. Tu non capisci. Possiamo fargli vedere chi siamo. Oh, lì è Pogba. È un momento storico. Ci faremo ammazzare. Sono disposto a rischiare per salvare la nostra gente. Marcus, ti prego, non farlo. Lo capiranno. Glielo faremo capire. Ma scusate però, se mi questo è l'unico modo. Simon, come fa a essere tornato? Ancora. Ci sono androidi pronti a lottare. Più siamo, più forte è il messaggio.
Converti androidi. Oh, non è niente. Quelli lì sono tutti androidi, credo, eh. Cioè, un certo come c'era gli androidi. Boh. Prova, vagli addosso. Toccali. Quello lì, quelli che puliscono gli sguatteri sono androidi. Gli sguatteri. Dai. Ma fai piano, prova a far piano, non libertà. Forte. Ma è William Wallace. Sono tutti uguali poi quelli che fanno i mestieri. Esatto. Vabbè, il modello è quello. Il modello proprio nato apposta per... La dice, raggiungi... Prepara la marcia, raggiungi la strada. Aspetta, pure... Bastava convertirne uno, eh. Ma no, è possibile. Vedi, uno più uno. Certo lì. Lì no, davanti a te, secondo me, ce n'è un altro da convertire. Due. Quei due lì, dai. Seguiteci. Cos'è? Non si è iscritto adesso lui. Lascia anche lì la stella. Libertà. Troppo vulnerabili questi androidi che con un semplice tocco diventano devianti. Puoi andare avanti, credo, eh. Non posso? Sì. Ma ha già mandato l'uscita? Anche perché non c'è più nessuno. Raggiungi la strada. Esci, esci da lì. Ah, ma solo con due androidi? Sì, ce ne sono fuori altri. No, ma raggiungi la strada vuol dire riuscire e cominciare a fare... E aggiungere altri androidi. Blocca la strada. Converti altri androidi. Guardati intorno, guarda se ci sono. Là. Niente più catene. Ehi, dove credi di andare? Torna subito qui! Resta qui! Certo! Hai un potere anche con te. Certo! Umani, dovrei bloccare la strada. Apri il tombino. Dov'è? Dove è scritto apri il tombino? Davanti a te. Ma convertire altri in 12 sono 5. Sì, ma quello va sempre avanti, più fai le cose. Tombino questo. Sì. No. Okay. Boh. No, per me è là avanti, è scritto là avanti. Non segna niente. Pure l'ho letto là io. Ora vai avanti dopo il furgone sarà, perché si è bloccato la strada lì. Sarà dopo il furgone il tombino. Tomb Raider. Converti. Aspetta. Che cazzo. Vieni qua. Libertà. Mamma mia, quanto è odioso quando dice libertà. Dai, perché? Ma Cristo, ma non è possibile. È scivolato. Right one. Ma neanche adesso c'è un... No, cazzo. Neanche adesso c'è un poliziotto che si vede perché c'è la strada bloccata. Perché i poliziotti sono... Sono anche loro degli androidi, fa presto convertirli. R. Muoviti, ti cercavi. Quello lì è un androide e tra l'altro è cara. Ah, ecco, li converte telepaticamente adesso. Madonna santa. Stai esagerando. Ma... Ma l'hanno anche comprato, ma che... Sta bene morto. Ma che...
Ma che stoccata, però quelli che comprano l'androide poi ci trovano Marcus e glielo converte in 3 secondi. Tutti i soldi che ha speso. Ma infatti costano un fottio. Marcia. Adesso sì che serve a Connor. Più 36, continua a salire. X, Pep, X, destra. Tu, vieni. Ma sei Gesù? Sei Gesù Cristo. Ti stai allargando un po' troppo, Pep. Non mi piace. Oh, la Madonna. Cerchio, triangolo, X. Più 20. Cos'è? Adesso canto tutti insieme. Il miracolo. Cantano tutti insieme. Io... Venite, vi farò pescatori di uomini. Io credo. E anche i droni che si... Oh, la Madonna. Questo è il mio corpo, vedrà il salvato. Oh. Non era così? Ma che piano che vanno, cos'è la processione della Madonna? E l'uomo è come dai. L'erba, come un fiore in un campo. Ah, ma converti anche i cartelli? Adesso quello diventa un giocatore vero. Ma potevate partecipare al mio canto. Connor sarà stupido, ma Marcus è odioso. Io parteggio credo, per gli umani. Risorgerò. Questo basta! Corpo è convertito abbastanza. Vedrà il salvato. Tutti gli androidi ci sono in quel posto. Greg, chi è Greg? Mi chiamo Marcus, decimo meridio. Quindi? Quindi vai, continua a camminare. Eh sì. X cerchio. Ah, dove? Ah, X triangolo. Cerchio triangolo. Ehi, disperdetevi. Disperdetevi immediatamente. Finalmente è un poliziotto che ti ammazza. Dove va? Perché tendi ad andare a destra. Ubriaco. Che sfida che gli dà. Dai, adesso non dovrebbe spararti in testa. Hightower è uno, Ma bastava uccidere Marcus. Beh, spara di qui, pattuglia 457. Ho parecchi androidi davanti a me. Non va? Spara al capo. Centinaia? Spara al capo. Dov'è? Ma no, vai avanti! Vai avanti! No, non va! Non sì, Madonna, no! Siamo vivi, libertà, libertà agli androidi, liberateci! Ma non c'era il coro? Io credo! Siamo vivi! Siamo riposo, relax, riposo, relax. Diritti, riposo, relax, riposo, relax. Diritti. Uguali diritti. Libertà agli androidi. Basta, schiavi tu. Fanno un lore del cazzo. Basta. Prima non lavoravano più gli umani perché c'erano gli androidi che facevano il loro posto. Adesso anche gli androidi non fanno più un cazzo. Perfetto. Non lavora più nessuno a Detroit, ragazzi. Ma il papà di Ellis non c'è in mezzo. Ma il vecchio. È il vecchio soprattutto. Basta. Ah no, te l'hai ucciso. Tutte Reigns. Basta, figa. Cazzo ne so. Dai Hank, tira fuori il pompa. Figlio, ma pietate giù una smitragliata. Fateli fuori tutti. Grazie. Sono diventati odiosi questi androidi. Dai. Ammazzateli. No, basta uccidere tutti. Marcus. Sì, uccidete Marcus. Poi gli altri. Ma guardate fuori culo tutti e due. Ammazzatelo. Poi gli altri hanno paura. Viva gli umani. È una manifestazione pacifica. Aspetta. Vogliamo dire agli umani che siamo esseri viventi. Vogliamo soltanto essere liberi. Questo è un raduno illegale. Disperdetevi subito o apriremo il fuoco. Non vogliamo nessuno scontro. Non è un attacco. Non intendiamo farvi del male. Ma non ci schioderemo da qui finché non avremo ottenuto la libertà. Ce l'avete già? Questo è un raduno illegale.
Se non vi disperdete subito, apriremo il fuoco. Marcos ci ucciderà. Dobbiamo attaccare. Siamo in tanti. Preparati alla scelta, Pep. Se li attacchiamo, un'altra scelta vitale. Non possiamo apparire violenti. Dobbiamo solo resistere. Hai già ucciso due poliziotti. Morire qui non serve a niente. Marcos, dobbiamo agire ora, prima che sia tardi. È l'ultimo avvertimento. Disperdetevi o verrete uccisi. Dando io. Credo risorgerò. Dobbiamo dimostrare che non cederemo. Restiamo fermi qui. E questo mio corpo vedrà il salvatore. Resteremo qui a qualunque costo. Ti prego, Marcos, non possiamo farci massacrare senza reagire. Non faremo niente. Vabbè, ma piuttosto attacca, Pep. Così state morendo a far niente. E soprattutto non muore Marcos. L'opinione pubblica però sale. Cosa che stai facendo? Ci ammazzerà. Però forse ha ragione ancora lui. Carica, sacrificati, scappa. C'è anche su. No, ma sei pazzo. Ma stai scherzando, Pep? Spero che non ti uccidano. È il mio popolo, questo e l'altro. Spero che non sia morto. John? Come John? Ah, stiamo scherzando, vero? È solo un brutto sogno. Era meglio se morivo ancora io tre volte. Non ho parole. No, beh, non è morto, l'ho buttato via. Però sei stato irremovibile. Bravo, stato... Ti rispetto. John si sacrifica per salvare Marcos. Non capisco perché non si connette a PlayStation Network. Ma magari stanno facendo qualche aggiornamento. Qualcosa. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre se non l'avete ancora fatto. Per cortesia, per chi ha già giocato al gioco, mi scriva su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter che Marcos non è morto, nonostante lui si sia sacrificato. Marcos non muore mai, non come questo qua che muore 8 volte. Vabbè, ma io muoio e risorgo, tu non lo so. Io mano ferito non muoio. Per oggi è tutto, da Artevice, Jack specialista, da Eremita Peppino. Alla prossima, ciao belli, ciao Marcos.